Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Andremo in direzione Follonica. Andremo al camping Papa Sole e la missione di questi 2-3 giorni è bistecca alla fiorentina. Buongiorno. Sei pronto a questa nuova avventura? Dormiremo in macchina. Saluto i follower. Ciao follower. Sono 11. Ciao 11 follower, compreso me, quindi 10. Ciao 10 follower. Instagram, YouTube o... YouTube. Ah, YouTube. Allora sì, sono 10. Ciao. Di cui 4 nella macchina davanti a te. Quindi 8, no. Certo. 10 meno 4 fa 8. 10 meno 4 fa 8. Vabbè, dai, ti sei svegliato presto stamattina, capisco. Sì, in realtà ho dormito 3 ore. Sono andato a letto a luna, mi sono svegliato tutto di qua. Bene, anche noi. Apri la finestra, che butto dentro. Ciao papi. Siamo arrivati. Però non c'è la bistecca. Dopo la troviamo, va. Non sarà un'impresa così difficile in Toscana. Eccoci, abbiamo appena lasciato le valigie nel bungalow. E prima impressione del bungalow del campeggio? Positiva. Molto positiva, sì, ci è piaciuto molto. E anche per come è organizzato, insomma. Però, insomma, ci sono delle priorità, quindi spesa e macelleria per fare la grigliata a pranzo. Ed ecco qui il pranzo, grigliatina, un bel piattino di pasta. Buon appetito! Allora, davo un'occhiata al programma dedicato a questo ponte in questi 4 giorni e sfogliando questo Declan molto utile con tutte le informazioni del campeggio e i vari menu soprattutto, non ho potuto fare a meno di notare gli attacchi dagli animali marini nel caso in cui, insomma, vi trovate di fronte un riccio di mare. Non fatelo scappare, perché è buonissimo. Mangiatelo. Buongiorno, ci siamo svegliati da poco. Sono le... che ore sono? Sono le 8 e 10. Ci siamo svegliati più o meno alle 7 e mezza. Abbiamo fatto un lattino con i cereali e niente, adesso andiamo al mare. Speriamo non ci sia tanta gente, perché volevamo alzare il drone e fare qualche foto e video. Quindi se ci riusciamo le troverete dopo questa clip. E avremmo voluto svegliarci un pochettino più presto per essere sicuri che non ci fosse nessuno e per magari vedere pure l'alba, ma non ce l'abbiamo fatta. Dai, però siamo in vacanza e presto anche le 8. Allora, questo campeggio ci piace molto, ma una cosa no.
per andare al mare praticamente bisogna partire il giorno prima perché bisogna uscire dal campeggio, attraversare la strada e iniziare insomma questo sentiero che poi ti porta al mare. E riflettevamo sul fatto che sarebbe meglio poter arrivare al mare senza sforzo e poi se voglio faccio la passeggiata, cosa che non vorrò mai tra l'altro, però vabbè dai, almeno così ci costringiamo a fare un po' di attività fisica, va, male non ci fa, vero? Un po' obbligata, vero, per forza. Ma sì, dai. Eccoci, siamo arrivati al mare e vabbè, il mare è sempre bello, però sarà che sono abituata al mare della Puglia con i sassi e la sabbia non mi fa proprio impazzire, anche perché ti entra tutta nelle scarpe, quindi non è proprio simpaticissima, però vabbè, il mare è sempre bello. Abbiamo mangiato, secondo pranzo è andato, ovviamente abbiamo fatto un'altra grigliata e nulla, adesso sono le quasi le 4, manca 5 alle 4, andiamo un'oretta a prendere un po' di sole in piscina e poi alle 5 abbiamo prenotato il campo da tennis per fare un'oretta di tennis, quindi andiamo già vestiti per il tennis, magliettine, pantaloncini e prendiamo un po' di sole, anche perché per fare il bagno forse fa ancora un po' freddo. Abbiamo giocato a tennis e abbiamo vinto. No, che siamo dei grandi campioni, perlomeno soprattutto io, però erano scarsi gli avversari. No, scherzo, diciamo che erano squadre equilibrate. Buongiorno, siamo pronti per uscire. Mattina del terzo giorno, sono le quasi le 9, manca 10 alle 9. Oggi abbiamo fatto un po' tardi. Ci siamo svegliati con calma, fatto colazione qui in bungalow.
e adesso usciamo magari per un caffè e torniamo sulla spiaggia. Rieccoci, niente, abbiamo passato una mattinata relax in spiaggia prendendo un bel po' di sole, perché essendoci il vento non ci si rende conto di prendere in realtà poi così tanto sole, e poi ci siamo concessi una fritturina mista. Ora ci incamminiamo verso il nostro bungalow e pensiamo un attimo che cosa fare nel pomeriggio, anche se qualche piano già ce l'abbiamo. Alle 4 abbiamo prenotato ancora il campo da tennis, e più tardi abbiamo prenotato che cosa? Niente. Come niente? Stasera dove andiamo? Aspetta, non stai a partire. Poi togliere il video. Niente, deve stare a partire. A Fiorentina. Quindi niente. Andiamo a Firenze a mangiare la Fiorentina. A Firenze. No, non è Firenze. Volevamo andare a Firenze, ma a Firenze non c'era più posto. Esatto, abbiamo chiamato locali, tipo e quindi 5-6 trattorie, ma non c'era più posti. E quindi andremo qui in zona Follonica e cercheremo esatto. Una, o meglio, cercheremo, abbiamo già cercato, abbiamo già cercato una fiorentineria. Fiorentineria. Così si chiamano? Si chiama fiorentineria. Bene. E niente. E andremo poi più tardi c'è un altro spettacolo ancora qui al villaggio. E devo dire che dai, è stato simpatico, anche se in realtà era un po' per bambini. Quello di ieri è stato simpatico, dai. Tra l'altro è il ventriloquo che è stato a Tusique Vales. Quindi è stato carino, dai. Vedremo come sarà lo spettacolo stasera. Altro giorno, altra partita di tennis. Quarto giorno e ultimo purtroppo, però dato che non siamo in alta stagione ci concedono di tenere il bungalow fino a stasera, quindi possiamo sfruttare bene tutta la giornata e quindi niente, andiamo al mare.